In internet è pieno di bellissime animazioni virtuali sul funzionamento dei motori a combustione interna che convertono energia termica in lavoro meccanico. Qui vediamo un cilindro che si muove su e giù dentro un pistone che si muove su e giù dentro un cilindro. Questo è il motore a quattro tempi, il motore a benzina. Vediamo come funziona: aspira la miscela, la comprime, la incendia. Qui riceve la fase attiva, la spinta, e poi espelle i gas combusti. Questo è uno scoppio innescato da una scintilla. Vediamo i quattro tempi, questo è il momento dell'espulsione, l'ultimo tempo. Ora analizziamo in dettaglio tutti e quattro i tempi. Questo è il momento dell'aspirazione, si apre la valvola di sinistra, che è quella che lascia entrare la miscela aria benzina, la valvola inlet valve, vuol dire valvola di ingresso. Questo quindi è il momento dell'aspirazione. Vediamo infatti la freccia nel grafico nel piano PV, la freccia che percorre un'isobara praticamente alla pressione atmosferica, dopodiché il pistone torna indietro e c'è la fase di compressione. Vediamo che le due valvole sono entrambe chiuse per non permettere alla miscela aria-benzina di uscire dalla camera di combustione. La freccia nel grafico, vediamo che adesso si sposterà lungo la diabatica di compressione. Ecco, in questo momento c'è la diabatica di compressione, il volume è tornato al livello minimo e a questo punto si innesca la scintilla e si incendia la miscela aria-benzina. C'è un improvviso riscaldamento in questa fase, che è la fase di scoppio di accensione. Dopodiché il pistone riceve il calcio, quindi il power stroke, cioè la fase dove il motore produce potenza e spinge giù verso il basso il pistone con grande forza. Quindi la freccia adesso sta mostrando la fase di innesco, di accensione e scoppio della miscela aria benzina, e adesso c'è appunto la spinta di potenza, power stroke, e si vede che si tratta di una diabatica dove appunto il volume improvvisamente aumenta fino a portarsi al volume massimo, dopodiché il pistone torna su ed espelle i gas ormai esausti, bruciati. Exhaust valve sarebbe la valvola di espulsione, si apre e quindi vediamo la freccia nel grafico PV che il volume torna a sinistra, torna a livelli minimi, è un'isobara a pressione atmosferica che espelle quindi i gas bruciati. Qui vediamo i quattro movimenti, questo è il terzo, questo è il quarto, e di nuovo 1, 2, 3, questo è il power stroke, e 4 è exhaust, cioè l'espulsione dei gas di scarico. Vediamo quindi il ciclo reale nel piano PV, non è esattamente identico al ciclo ideale, naturalmente ha i contorni molto più smussati, però è ben rappresentabile con due isobare, quella di aspirazione e poi quella di scarico, che sono più o meno, avvengono più o meno alla pressione atmosferica. Poi ci sono le due adiabatiche, una per la compressione, l'altra per il power stroke, cioè la parte dove la miscela brucia e spinge il pistone. E poi ci sono le due fasi di riscaldamento e di raffreddamento, che possono essere approssimate idealmente come due isocore. Rivediamo ancora i quattro tempi. Qui c'è la fase di ingresso della miscela, la compressione, brucia, espansione e lo scarico. Ancora ingresso della miscela, intake, compressione, accensione, scoppio del carburante, spinta, e infine il quarto tempo è la espulsione dei gas. Qui vediamo di nuovo le stesse quattro fasi. Abbiamo qui l'esplosione della miscela, la spinta violenta del pistone verso il basso, dopodiché il pistone torna su e butta via ed espelle i gas ormai esausti. Inizia quindi un nuovo ciclo. Da questo momento si apre la valvola di ingresso, entra la miscela aria benzina, the inlet valve, c'è quindi la compressione a valvole chiuse, aumenta temperatura e pressione della miscela, del gas, dopodiché si innesca la scintilla e quindi c'è la fase di ignition, quindi si accende la miscela e c'è lo scoppio, qui c'è la fase attiva e quindi ecco qui i quattro tempi. Questo è
Ecco, questo è aspirazione, compressione, innesco, scoppio, spinta e espulsione dei gas. Mandiamo ancora l'animazione virtuale per un altro paio di cicli. Scoppio, spinta, valvole chiuse, si apre la valvola di scarico, che è quella di destra, si aprono le valvole verso l'interno, escono i gas di scarico. Ultimo ciclo che vediamo, aspirazione, compressione, valvole chiuse, scoppio, scintilla, innesco del combustibile, spinta e si apre la valvola di scarico, escono i gas bruciati.